talk this over. Let's make some plans. 'Cause I think I've had enough of just being friends. Equals love. Run away. Buongiorno amici di Telebelluno e benvenuti a questa puntata di luglio di Sette Ville e Segusino, parole e immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni di Lano di Piave, Querobas e Segusino. Oggi trasmettiamo la nostra puntata dalle rive del fiume Piave, dove vi invitiamo a venire a fare un tuffo rinfrescante. Qualche settimana fa, proprio dalla sponda opposta di questo fiume, si è svolto lo School Festival, la festa delle scuole del Basso Feltrino. Vediamo! Dopo tre lunghi anni di sospensione, sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 è tornato al Parco del Piave di Fener lo School Festival, giunto alla sua settima edizione. Una manifestazione che mette al centro la scuola del territorio, resa possibile grazie ai tanti volontari e ai tanti sostenitori. School Festival è come una grande famiglia. Lo scopo dello School Festival è quello di raccogliere fondi per le scuole attraverso le due giornate di festa. Gli istituti scolastici coinvolti sono infatti quelli del Basso Feltrino, ovvero l'Istituto Comprensivo di Quero e Adalano e la scuola materna e primaria di Segusino. Molte erano le iniziative, come concerti, esibizioni, laboratori a cura di bambini e di ragazzi, che fin dal sabato hanno dato vita al ritorno dello School Festival, compreso anche un piccolo percorso di addestramento allestito dai volontari vigili del fuoco del Basso Feltrino. E anche se un violento acquazzone ha rovinato gli eventi del sabato sera, l'organizzazione non si è persa d'animo, tanto che la festa è ripartita puntualmente domenica mattina con le esibizioni saltate la sera prima, ma anche con molte altre, tra cui anche l'esibizione della banda giovanile Sette Ville. L'unione fa la forza, basta poco per contribuire a migliorare la scuola che accoglie bambini e bambine. School Festival è la giusta occasione per contribuire a rafforzare il senso di aggregazione, di condivisione di importanti valori educativi. Questi i motti degli organizzatori, composti da un'unione tra genitori, docenti e volontari, tra cui l'associazione Libero Pensiero di Alano. Per tutta la durata del festival non è mancato il punto di ristoro con bibite e gelati, birre e panini e la pizzeria. Tutto il ricavato della manifestazione è stato devoluto alle varie scuole del territorio del Basso Feltrino. Ed ora la linea Petra Mondin. A te Petra. Grazie Anna, mi trovo nel comune di Alano di Piave lungo la strada che collega Campo a Schievenin, da cui si può godere di questo bel panorama sul limitrofo paese di Quero. E come promesso nella scorsa puntata vi proponiamo un servizio sul 20° anniversario dalla fondazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari del Basso Feltrino. Il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari del Basso Feltrino ha compiuto 20 anni. La ricorrenza è stata celebrata lo scorso 27 maggio alla presenza di autorità civili e militari e di un folto pubblico. La cerimonia ha preso il via con l'alzabandiera, al quale è seguita la presentazione del libro I nostri primi 20 anni, tra la gente e per la gente, durante la quale il sindaco di Querobas, Bruno Zanolla, ha ricordato i momenti salienti della crescita del distaccamento. Il distaccamento ha raggiunto i suoi 20 anni di attività e è un grande traguardo. Ma noi ne siamo orgogliosissimi e quindi mi associo ai colleghi che hanno fatto gli auguri a questo distaccamento. Diciamo che 20 anni fa il mettere insieme 4 comuni, tra cui uno in una provincia diversa che è appunto il comune di Segusino, era opera praticamente impossibile. Invece grazie alla disponibilità delle loro amministrazioni e come anche quelle di oggi siamo riusciti a costituire questo distaccamento prima di tutto. Poi il comune di Querobas all'epoca aveva finanziato l'intervento per acquistare questa sede e tutte le associazioni, tutti i comuni insieme hanno costituito una convenzione per la sua gestione che dura da 20 anni. Quindi credo che sia un esempio virtuoso di associazionismo, di mettere insieme. Sono poi state consegnate alcune pergamene ai volontari e ex volontari presenti: Massimo Andreazza, Saverio Bogno, Vagno Damin, Cristian Forner, Michele Frare, Alessio Marsura, Andrea Michelon, Daniel Pastorello, Giuseppe Sperti, Luigi Spada, Francesco Schievenin e Mauro Silvestri. Si è proseguito poi con varie dimostrazioni di interventi e con un pomeriggio dedicato alle visite guidate alla caserma e ai momenti di svago per grandi e piccini.
Tra i presenti anche il direttore interregionale del Veneto e del Trentino Alto Adige, Loris Munaro, e il comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno, Antonio Del Gallo. Le strutture operative dei Vigili del Fuoco, comprensive anche dei Vigili volontari, sono fondamentali perché rappresentano sul territorio una capillarità di strutture che possono intervenire in tempi brevissimi nel soccorso tecnico urgente e nell'estinzione degli incendi. Il comando dei Vigili del Fuoco di Belluno, oltre alla sede centrale, ha anche 5 sedi permanenti distaccate. A queste si integrano ulteriori 21 sedi di Vigili del Fuoco volontari. Oltre al sindaco di Querovas, erano ovviamente presenti anche i due sindaci di Alano di Piave e Segusino. Cosa significa per il territorio avere proprio la sede dei Vigili del Fuoco qui a Quero? Avere questa sede significa anche avere una rete di volontariato a disposizione del territorio, di un territorio particolarmente fragile, lo vediamo in molte occasioni, e soprattutto avere a disposizione un gruppo di volontari che regala il proprio tempo nel momento del bisogno. Cosa stanno facendo e cosa possono fare le amministrazioni per contribuire al buon continuamento della funzionalità di questo distaccamento? Beh, innanzitutto continuare a sostenere economicamente, come è già stato fatto in questi 20 anni, e come l'intenzione, insomma, è di continuare ovviamente a dare un contributo economico nei limiti chiaramente delle possibilità dei comuni. Dopodiché fondamentale, a mio avviso, sarà la promozione, la divulgazione della cultura del volontariato nell'ambito dei Vigili del Fuoco, quindi assieme al distaccamento e ai volontari magari organizzare delle varie attività da fare con le scuole, con i più piccoli all'interno delle manifestazioni. Molto ovviamente è già stato fatto e viene fatto, ecco, continuare con il supporto e la disponibilità in questo senso. Tra gli eventi in programma per questo mese di luglio vi ricordo la Sagra dei Sios, che si svolgerà dal 13 al 23 nell'area degli impianti sportivi di Quero. Giunto alla sua 44esima edizione, l'appuntamento gastronomico e folcloristico organizzato dalla locale Proloco costituisce un prezioso biglietto da visita per Quero. Fra i momenti clou dell'evento ci saranno le serate a tema: galletto al forno venerdì 14 e seppie venerdì 21, la festa dell'anziano domenica 16, il quinto motor show domenica 23, un'uscita di rafting lungo il Piave e molti altri, oltre ad una cucina super fornita dove ovviamente non mancherà il piatto simbolo costituito dagli shows della Proloco. Ed ora ci trasferiamo ad Alano, dove lo scorso 25 giugno è tornata la Color LAN. Eccovi il servizio. La seconda edizione della Color LAN, svoltasi ad Alano di Piave lo scorso 25 giugno, ha visto un'ottima partecipazione di bambini e ragazzi, ma anche di adulti. L'idea, partita dalla vulcanica mente della caposezione FIDA salanese Ornella Carelle nel 2019 allo scopo di promuovere la donazione del sangue fra i ragazzi, si è confermata vincente, in quanto la maggioranza dei partecipanti all'iniziativa aveva un'età compresa fra i 5 e i 18 anni. Abbiamo pensato di fare questa cosa per attirare più gente, per far capire chi siamo, perché siamo sempre un po' in sordina ai donatori, ma siamo anche noi importanti. Ma questa edizione dell'iniziativa ha amplificato il suo significato, in quanto è stata dedicata al donatore Mauro Mazzier, deceduto la domenica precedente all'età di 54 anni a causa di un arresto cardiaco mentre era in vacanza con la compagna Sonia Dalbon in Campania. Proprio per ricordare Mauro è stata chiesta la collaborazione all'organizzazione alla Amatori Piave Tegorzo, la società calcistica della quale l'alanese faceva parte. Così si è scelto il campo sportivo Valcalcino quale punto di partenza e di arrivo dell'evento. Mauro Mazziera è stato prima un calciatore, poi un allenatore per molti anni e un deciso sostenitore di questa iniziativa sportiva. Noi dobbiamo andare avanti comunque, come avrebbe detto Mauro, e comunque grazie a tutti quanti e soprattutto ai donatori di sangue. Per la cronaca, i 150 aderenti alla Color LAN sono partiti dal campo sportivo di Valcalcino verso le 10.30 per percorrere un bellissimo anello naturalistico lungo il quale erano dislocati 4 punti colore.
All'evento hanno presenziato anche la mamma di Mauro, al quale è stato dedicato un minuto di silenzio, Maria Rosa Zulian, la sorella Claudia Mazzier e la compagna Sonia Dalbon. Noi ringraziamo tanto i donatori del sangue e gli amatori Piave e Tegorzo per questo minuto di silenzio dedicato a Mauro, e da parte di tutti noi vi ringraziamo tantissimo. Grazie. Grazie a tutti. Non mi resta che augurarvi un buon inizio d'estate e darvi appuntamento alla puntata di agosto. Ed ora restituisco la linea ad Anna. A te, Anna. Grazie Petra. Ritorniamo a Segusino perché fra qualche giorno si terranno i festeggiamenti del 25esimo anniversario del gemellaggio del comune francese Saint-Jory con il comune di Segusino. Ne parliamo con il sindaco Gloria Paoloni. Come anticipato, parliamo ora degli eventi correlati all'anniversario del gemellaggio tra Segusino e Saint-Jory. Ne parliamo assieme al sindaco di Segusino, Gloria Paulon. Gloria, che cosa succederà l'8 luglio? Sì, quest'anno è l'anno appunto di Saint-Jory, di questa importante ricorrenza da festeggiare con i nostri amici francesi. Abbiamo individuato il giorno 8 luglio come giornata per le celebrazioni. Chiaramente le delegazioni francesi resteranno qui più a lungo, però ecco, sabato 8 luglio sarà la giornata dedicata a tutti gli eventi. Cominceremo verso le 5, quindi tardo pomeriggio, con un momento istituzionale, il saluto dei vari ospiti. Stiamo attendendo conferma anche della presenza della console onoraria francese a Venezia, e poi avremo il sindaco di Saint-Jory. E poi c'è la ciliegina sulla torta, che è la presenza di questo famosissimo direi cantautore francese, Francis Cabrel, che, come si può capire dal cognome, ecco, ha origini proprio di Segusino. Infatti il nonno è partito da Segusino esattamente 100 anni fa per cercare fortuna, come sempre accadeva purtroppo all'epoca, quindi prima in Friuli, poi in Francia. E Francis non è mai stato qui, l'abbiamo contattato attraverso i parenti, i cugini che è ancora qui a Segusino, così lanciandogli questa proposta, che ha accolto veramente con molto entusiasmo, e quindi sarà qui con noi, ci omaggerà un concerto quella sera, e poi trascorreremo insomma dei bei momenti con lui. Dove si terrà questo concerto e a che ora? Allora, tutti gli eventi sono programmati per aver luogo qui in Corte Finadri, quella che vedete alle nostre spalle. Chiaramente, se il tempo ce lo permetterà, altrimenti la parte istituzionale si svolgerà in Sala Zancaner, la nostra sala in Piazza Luciani, mentre il concerto, per il quale prevediamo un notevole afflusso, ecco, di persone, lo terremo in caso di pioggia nella palestra degli impianti sportivi in via Cipilo. Geoffrey Rudel, Guillaume, Bernard de Vintadour, Peyre, Bertrand de Borne, sans autre troubadour. L'anno scorso abbiamo celebrato il 40esimo anniversario del gemellaggio con Cipilo, e quest'anno invece appunto celebriamo il gemellaggio con Saint-Jory. Quali sono le differenze tra questi due gemellaggi? Sì, allora il gemellaggio con Cipilo si può definire un gemellaggio di sangue, nel senso che sappiamo un po' tutti la storia, lì sono presenti, è presente una comunità segusinese, mentre il gemellaggio con Saint-Jory è stato appunto realizzato 25 anni fa dall'allora sindaco, prima Antonio Stramare, poi Guido Lio, come un gemellaggio d'amicizia, uno di quelli che appunto all'epoca l'Unione Europea promuoveva tra comuni di paesi diversi, proprio per promuovere uno spirito di comunità europea. È comunque cosa nota che nell'area, anche nei comuni limitrofi, anche lì comunque ci sia una grossa presenza di italiani, di veneti e anche di segusinesi. E quindi diamo l'appuntamento a tutti per il sabato 8 luglio, e dalle 17 ci sarà il momento istituzionale, dalle 17 in poi avremo tutta la cerimonia e le celebrazioni. Anche il paese sarà coinvolto, giusto?
Sì, il nostro intento, la nostra volontà è sempre quella di coinvolgere più possibile ovviamente la popolazione e il centro del paese e farlo vivere. Riproporremo un concetto come quello dell'anno scorso, quindi coinvolgendo tutte le attività, gli esercizi commerciali del centro e cercando di coinvolgerli appunto nel proporre delle specialità, questa volta francesi. Ci sarà della musica anche di contorno, delle esibizioni, insomma solita formula alla Segusino che funziona. Ringraziamo il sindaco Gloria Paolon per essere stato con noi, averci illustrato le celebrazioni e vi diamo quindi appuntamento a sabato 8 luglio a Segusino. Ville Segusino, parole e immagini dal Basso Feltrino, va in onda su Telebelluno ogni primo giovedì del mese alle ore 18.50 e 21.50 e ogni primo venerdì del mese alle ore 7.30 e 13.30, seguito poi da altre repliche il terzo giovedì e venerdì del mese, sempre gli stessi orari. Tutte le informazioni le potete trovare sulla nostra pagina Facebook. E per questa puntata di luglio dalle sponde del fiume Piave è tutto, vi diamo appuntamento ad agosto. Ciao! All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh, let's talk this over. Let's make some plans.